Buongiorno e benvenuti, sono Alice Brioschi e oggi vi accompagnerò alla scoperta dell'archivio Giovanni Sacchi, luogo che custodisce la memoria di una persona che è stata fondamentale nello sviluppo del design italiano dagli anni 50 fino agli anni 90 con la sua figura professionale di modellista. All'interno dell'archivio noi conserviamo i modelli, disegni, materiale fotografico, corrispondenze, una biblioteca. E oggi poi vi porterò alla scoperta di un progetto di una designer specifica che vi farà un po' conoscere qualcosa di curioso. 5, 4, 3, 2, 1, ok! Irene Sterlisau! Gheo Lenti, architetta milanese e designer. Si laurea al Politecnico di Milano negli anni 50, aderisce al movimento del Neo Liberty e poi firma alcuni progetti di architettura di rilevanza internazionale. Si occupa della trasformazione del Museo d'Orsay di Parigi da stazione a spazio espositivo. Progetta il Padiglione Italia all'Expo del 1992 di Siviglia. Realizza la ristrutturazione e conversione dell'ex scuderie papali del Quirinale a Roma e ancora disegna il palazzo dell'Istituto di Cultura Italiana a Tokyo. Architetto di fama internazionale, ma anche designer. Scopriamo il suo apporto alla mostra del New Domestic Landscape del 1972 al MoMA di New York, di cui lei è una delle poche rappresentanti femminili. Questo è il modello dell'unità abitativa appunto esposto nell'esposizione, ideato per Ani Crane Rossi e Cartel. Questo è un primo modello dell'unità abitativa progettata da Gheo Lenti. Ve ne è stato fatto anche un altro in legno che però purtroppo non è all'interno del nostro archivio. Questo appunto è un modello in cartone, in miniatura, che presenta quella che era l'idea di Gheo Lenti di costruire un'unità abitativa in plastica. Infatti il progetto è una collaborazione con Cartel, che come sappiamo tutti fa della plastica il suo materiale fondamentale nella produzione.
È un'unità abitativa appunto che cerca di fondere due principi fondamentali, quello del abitare, quindi vivere e rendere gli spazi vivibili e funzionali, ma anche renderli emozionali, quindi che un'unità abitativa regali anche delle esperienze di vita e non solo delle esperienze pratiche. Unità abitativa è contenuta all'interno di questa mostra, The New Domestic Landscape, organizzata nel 1972 al MoMA di New York, di cui noi conserviamo uno dei cataloghi originali, il catalogo appunto di Giovanni Sacchi. The New Domestic Landscape è stato il primo esempio di esposizione a livello internazionale rilevante per quanto riguarda il Made in Italy, o meglio, il design Made in Italy. Se vi foste aggirati per il modello dell'unità abitativa esposto, avreste incontrato questa sedia. Una sedia che non entrò mai in produzione, ma fu solo uno studio utile poi per elaborare una poltrona che invece divenne progetto, prodotto e entrò nel mercato mondiale. La sedia per Carter, modello 4794, modello di Giovanni Sacchi, che custodiamo qua all'interno dell'archivio, realizzata da Gheo Lenti, appunto per Carter. Il mio mestiere, la mia passione, e la mia fatica e il mio divertimento. Io agisco secondo tradizione, la tradizione culturale, perché credo proprio che la tradizione sia modernità. E allora lavorare col vetro, che è un materiale antico, o con la plastica, il poliuretano, è la stessa cosa, perché la nascita di una forma è sempre dovuta a delle cose molto misteriose e sotterranee. Il percorso in una spiaggia, per esempio, oppure la visione di mondi extraterrestri. E poi il progetto è la ragione che rende concrete queste cose, rende reali questi oggetti.